Buongiorno, buon pomeriggio, benvenuti a questo terzo incontro di Universitas Mercatorum, l'università telematica delle Camere di Commercio italiane, dedicata all'energia. È il terzo giovedì di questo febbraio che ci porta ad occuparci di un tema importantissimo per il nostro futuro, che è quello della transizione energetica. Ripeto, si tratta di incontri dedicati prevalentemente al grande pubblico, questi incontri che sono stati promossi e fortemente voluti dalla preside, dal rettore dell'Università Mercatorum, nonché dal direttore generale che ha stimolato anche l'organizzazione da parte mia di questo ciclo di incontri. Il primo incontro è stato dedicato al tema delle forniture energetiche, quindi come paghiamo l'energia, cosa c'è nella bolletta, quali sono i misteri che sono nascosti dietro all'aumento enorme dei prezzi dell'energia che ci sono stati negli ultimi mesi, nonché al tema tecnico relativo a che cosa paghiamo, stiamo pagando vettori, stiamo pagando materie prime, qualcosa ci viene fatturato. Il secondo incontro, quindi il primo incontro dedicato alla fornitura, il secondo incontro dedicato a quelli che sono gli utilizzi che facciamo all'interno delle nostre abitazioni, prevalentemente, oppure all'interno delle aziende, a livello di consumi energetici. Questo terzo incontro è dedicato alle trasformazioni e al futuro di queste trasformazioni nell'ottica della transizione energetica. Questo incontro verrà presentato dal sottoscritto naturalmente e a seguire, dopo una decina di minuti, quindicina di minuti, interverrà un ospite molto importante quest'oggi che è il professore Franco Cotana, che è un grande esperto dei temi dell'idrogeno e ci introdurrà in maniera divulgativa ma rigorosa a quelle che sono le nuove definizioni, quello che può essere il futuro dell'idrogeno nel suo ruolo all'interno della transizione energetica. L'Università Mercatorum, lo ricordo, è un'università telematica delle Camere di Commercio italiane, quindi ha una parte privata e una parte pubblica. Queste attività si svolgono nell'ambito della cosiddetta terza missione universitaria. Le missioni dell'università sono tre. La prima è quella dell'insegnamento, della docenza. Il secondo è quello della ricerca, il terzo è quello della diffusione nei confronti della società esterna. Sì, come dicevo prima, scusatemi, c'è stata un'interruzione sulla linea. Come dicevo prima, il mondo dell'Università Mercatorum si rivolge in questi incontri particolari alla cosiddetta terza missione, quindi l'opera di divulgazione verso il pubblico. Ora farò partire il collegamento delle slide. Per favore, ti chiedo alla regia, grazie mille. Entriamo nel vivo di questo pomeriggio, il pomeriggio che è dedicato a quello che è il futuro dell'energia, la transizione energetica e quindi il ruolo dell'idrogeno. L'energia è un bene per tutti, quindi deve essere a disposizione di tutti, ma è anche un bene di tutti, nel senso che tutti noi la utilizziamo, ma dovrebbe essere in futuro di sempre più persone. Quindi vedremo un breve riepilogo di quelle che sono le fonti e gli utilizzi finali, le trasformazioni dell'energia e l'impatto ambientale a seguire e quelli che potranno essere gli sviluppi futuri. Gli sviluppi futuri, soprattutto per quanto riguarda il tema dell'idrogeno, verranno introdotti successivamente a me tra una decina di minuti dal professore Cotana.
Le fonti energetiche si dividono tipicamente in quelle che sono fonti energetiche primarie e fonti energetiche che si possono dividere in maniera schematica in fonti di tipo esauribile, che si considera ad esempio il combustibile fossile convenzionale, quindi solido, carbone, petrolio, gas naturale, oppure scisti oleose, diciamo gli oli di seconda generazione, quelli che si vanno a cercare all'interno delle sabbie, ad esempio nelle sabbie bituminose. E poi troviamo le fonti praticamente inesauribili. Cosa vuol dire praticamente inesauribili? Che confrontate le scorte con quello che è il consumo dell'uomo, quello che è il consumo del pianeta, sono fonti che possono considerare di avere una scorta sufficiente nell'arco della vita dell'uomo. E queste sono, ad esempio, la fonte nucleare, per esempio, a fissione che si realizza attualmente, quella a fusione che probabilmente arriverà verso la fine di questo secolo. È in corso un progetto, il progetto ITER, ad esempio, per la conversione dell'energia nucleare a fusione. Tuttavia non esistono impianti nucleari a fusione in questo momento presenti. Abbiamo la terza generazione di reattori a fissione, terza avanzata, che potrà arrivare tra qualche anno, e arriveranno probabilmente in futuro anche reattori di quarta generazione. Tra le fonti praticamente inesauribili vi è anche da considerare la geotermia, quindi rocce umide o rocce secche, bacini molto caldi, bacini di vapore, ricordiamoli all'Arderello, ad esempio, in Toscana. Abbiamo queste fonti, sono fonti che sono quasi gratuite all'utilizzo e che si possono considerare praticamente inesauribili anche in relazione all'utilizzo che in questo momento se ne fa. Il calore della Terra, quando viene concentrato in alcune zone come grandi serbatoi geotermici, può essere considerato praticamente inesauribile. Ma il calore della Terra è un calore che potrebbe essere inesauribile nei confronti della vita dell'uomo, e questo calore della Terra può essere utilizzato anche attraverso la geotermia a bassa entalpia o a bassa temperatura. In questo caso si fa un utilizzo di una parte del calore endogeno della Terra, quel calore che la Terra ha al suo interno e che per conduzione arriva sulla superficie, che sono pochi watt per metro quadrato di superficie terrestre, e che quando invece vengono concentrati possono dare origine alla geotermia ad alta entalpia vista nel punto precedente. E poi abbiamo le fonti rinnovabili. Queste fonti rinnovabili non hanno un combustibile vero e proprio, ma sono l'energia idraulica, quindi quella che deriva dal movimento dell'acqua, l'energia eolica, quella che deriva dal movimento del vento, e l'energia solare diretta, le maree, le onde e i gradienti termici oceanici. Allora, i gradienti termici oceanici, l'energia idraulica, l'energia eolica e l'energia solare diretta sono tutte riconducibili all'effetto del sole, perché il sole scalda le acque, naturalmente, il sole scalda la terra, il sole fa muovere l'aria e il sole genera anche il ciclo dell'acqua, questo ciclo dell'acqua che si traduce poi in energia idraulica. Viceversa, per le maree e il moto ondoso è legato prevalentemente all'energia eolica, e quindi al vento, e quindi in ultima istanza al sole, mentre le maree sono legate al movimento che la Terra e la Luna svolgono reciprocamente una con l'altra e alla forza di attrazione gravitazionale che viene così generata. Queste fonti di energia sono considerate praticamente inesauribili, ma anche rinnovabili, cioè il loro utilizzo non ha in maniera diretta un impatto, ce l'ha a livello indiretto, e poi lo vedremo attraverso il ciclo di vita dei sistemi che trasformano questa energia. Gli utilizzi finali dell'energia posso dividerli per tipologia. Posso considerare la tipologia di utilizzo di tipo termico, quindi il calore nel riscaldamento, che vale per i processi industriali con i forni, vale per il riscaldamento ambientale con le caldaie o con le pompe di calore. Poi abbiamo un utilizzo di tipo elettrico, caratterizzato da forza motrice, la presa a cui attacchiamo i nostri apparecchi, che principalmente sono motori elettrici,
ma in qualche caso anche resistenze, e ad un altro utilizzo, che è quello dell'illuminazione, che non può essere senz'altro che ricondotto a un utilizzo di tipo elettrico. Questi sono gli utilizzi finali. Poi abbiamo un terzo utilizzo finale, che è quello meccanico, quindi l'energia meccanica dai motori per sollevare dei corpi, per effettuare degli spostamenti di qualche cosa, oppure anche oltre naturalmente ai motori, anche il trasporto di persone e cose. Gli utilizzi finali dell'energia possono anche essere divisi per ambito, con un ambito cosiddetto industriale, che fa utilizzo sia termico che elettrico, un ambito di tipo civile, terziario oppure residenziale, con utilizzi anche in questo caso elettrico e termico, poi l'utilizzo dei trasporti, con un utilizzo di tipo meccanico o elettrico, oppure meccanico, appunto da conversione termica. E infine abbiamo gli cosiddetti altri usi, che sono gli usi non energetici, come ad esempio quello dell'utilizzo di fonti fossili per realizzare materie plastiche, gli utilizzi in agricoltura e gli utilizzi cosiddetti che vengono chiamati bancheraggi, che sono quelli che riguardano prevalentemente l'accumulo di grandi quantità di combustibili all'interno dei serbatoi delle navi. La ripartizione la potete trovare nel grafico che è presentato. In questo grafico che è presentato è una torta di quella che può essere un esempio della distribuzione italiana di questi consumi, che vede l'industria al 23%, il mondo dei trasporti al 31%, il mondo degli utilizzi civili al 35%, e infine l'ultima fettina, che sono poco più del 10%, che sono i cosiddetti utilizzi in agricoltura, gli utilizzi non energetici e i cosiddetti bunkeraggi. Dall'energia primaria all'energia utile, io parto da un'energia primaria, dopodiché la posso convertire in un'energia di tipo secondario. Questa energia secondaria è un po' meno di quella primaria, perché ho una delle perdite di trasformazione dell'energia. Poi ho i cosiddetti consumi non energetici o gli autoconsumi dei sistemi, che portano questa energia a diventare l'energia finale, quella che arriva nelle nostre case, dove attraverso l'ultima trasformazione diventa energia utile, e queste sono le perdite presso il cosiddetto consumatore. Dalla comparsa dell'uomo abbiamo consumato circa 400 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio in termini di energia primaria come fonte. 100 di queste sono rinnovabili, perché fino a due secoli fa si utilizzavano praticamente soltanto la legna e il carbone, che in un certo tempo possono essere considerati rinnovabili. Il dato sorprendente è che, se consideriamo che l'uomo è sulla Terra da circa 1,5 miliardi di anni, un terzo di tutta l'energia totale che ha consumato l'uomo dalla sua comparsa sulla Terra l'ha consumata negli ultimi 10 anni. Un altro terzo di questa energia verrà consumata nei prossimi 8 anni. Se noi consideriamo il lago di Garda come un volume di circa 50 chilometri cubi di volume, appunto, e lo fosse pieno di petrolio, l'uomo nella storia ha consumato 6 laghi di Garda di petrolio come equivalente, per avere un ordine di grandezza. E di questi 6, 2 li ha consumati negli ultimi 10 anni. Quindi i primi 4 in 1,5 miliardi di anni, altri 2 li ha consumati negli ultimi 10. Questo dà l'idea di come non sia soltanto la civiltà industriale, ma sia dall'accelerazione economica e industriale che c'è stata negli ultimi 10 anni, ha portato a un consumo che è enorme se confrontato al consumo degli anni precedenti. Le quantità in gioco, dunque, in il cubo grande in arancione è l'energia che il Sole irradia sulla Terra in un anno. In un anno. I mattoncini più piccoli sono le quantità di energia di riserva disponibili per le varie fonti. Quindi troviamo il gas, troviamo il petrolio, troviamo altre che negli anni 70 il petrolio sarebbe finito, e la proiezione che si fa oggi per gli anni residui di scorte di petrolio, di gas naturale, si parla di 40 o 70 anni, ma si parla di 40 o 70 anni già da 30 anni, perché ogni anno vengono rese accessibili nuove risorse con nuove esplorazioni. Tuttavia dobbiamo tenere presente che queste quantità non sono infinite e che il prezzo, naturalmente anche dato dalle difficoltà sempre maggiori di accesso ai nuovi siti, il prezzo potrebbe aumentare in maniera importante. Durante le trasformazioni dell'energia
L'energia da termica può diventare meccanica, ad esempio nell'autotrazione, utilizzo energia dei combustibili nel gasolio, nella benzina o nel gas, nell'automobile, questa diventa meccanica, quindi autotrazione utilizzata per spostamenti. Oppure da termica può diventare elettrica attraverso le centrali termoelettriche. Da elettrica può diventare termica attraverso le pompe di calore e la resistenza, e però devo considerare che il fabbisogno non è sempre sincrono con la disponibilità di energia. A questo punto mi viene spontaneo chiedermi se sia possibile accumularla questa energia, perché la sfida principale è sull'energia elettrica, naturalmente, perché quella termica sappiamo come accumularla già da molto tempo, e anche l'accumulo diretto attraverso i serbatoi di combustibili è una forma di accumulo di energia che noi conosciamo da tempo. Posso accumularla anche attraverso l'utilizzo e lo stoccaggio di vettori intermedi, che è quello che andremo a vedere successivamente. Riguardo ai costi iniziali e ai costi di funzionamento, tutte le tecnologie di trasformazione dell'energia si dividono in sistemi energy intensive, che hanno costi iniziali bassi e costi di funzionamento alti, e sistemi efficienti invece, energy efficient, che hanno costi iniziali più alti e costi di funzionamento molto più bassi. Ogni trasformazione dell'energia ha come sottoprodotto il calore, che è un calore che può essere sprecato in molti casi, ma in molti casi può anche essere recuperato, come ad esempio attraverso la cogenerazione. Sfrutto l'energia del combustibile per ricavare energia termica da un lato ed energia elettrica dall'altro. Tuttavia, ogni combustione di combustibili fossili genera delle emissioni in termini di CO2. Che queste generano un effetto serra, ma anche altre componenti inquinanti. Pensiamo agli NOx, all'SOx o anche, ovviamente, alle cosiddette polveri che tanto preoccupano la salute, soprattutto nelle aree come quella in cui abito io, che è la pianura padana. Per produrre energia è necessario disporre di macchine che durante la loro costruzione e smaltimento necessitano di energia e di materie prime. Questo significa che è necessario svolgere un'analisi a tutto tondo sul tema della conversione dell'energia, valutando non soltanto le emissioni, ma anche la costruzione delle macchine necessarie a convertire l'energia. Quindi si rende necessaria un approccio basato sui metodi cosiddetti life cycle assessment, metodi LCA, quelli che valutano l'impatto di una forma di energia, includendo non solo la sua conversione, ma anche la costruzione e lo smantellamento delle macchine, delle apparecchiature che invece servono a realizzare questa conversione. In maniera molto semplice, il consumo di un'automobile in termini energetici e in termini di impatto ambientale non è legato solo alla quantità di carburante che noi comperassimo un'automobile e la tenessimo ferma, quell'auto ha comunque avuto un impatto ambientale, perché sono stati necessari dei materiali per costruirla, delle trasformazioni di quei materiali e quindi delle conversioni di energia che hanno generato naturalmente delle emissioni. Oggi l'infrastruttura elettrica, oggi meglio, 10 anni fa, l'infrastruttura elettrica era vista praticamente come un sistema nel quale noi andiamo a realizzare, vedete sulla sinistra, la produzione di energia in alcuni centri specializzati, le centrali, e poi attraverso una rete di distribuzione utilizzarla negli edifici. Questo valeva soltanto 10 anni fa. Adesso il sistema è diverso, perché l'infrastruttura elettrica di domani, che già comincia a essere presente oggi, è un'infrastruttura dove c'è un'interazione maggiore, dove anche gli edifici possono produrre energia da immettere in rete. E su questo tema si innestano tutti i nostri discorsi sul tema sul tema appunto dei sistemi intelligenti, sistemi elettrici di utenza, gli autoconsumi, tutto il fotovoltaico che stiamo installando sulle abitazioni porterà prima o dopo, insieme agli interventi di efficientamento energetico, questi sistemi delle abitazioni, quindi sistemi residenziali, ad essere di tipo non solo nearly zero energy building, quindi edifici a energia zero, ma essere addirittura edifici a energia positiva. Questo cambierà radicalmente il nostro modo di vedere l'energia. L'energia elettrica e l'energia termica possono anche interagire, ad esempio in un edificio io posso avere degli accumuli di energia termica prodotta da una pompa di calore, per cui in certi momenti della giornata la pompa di calore non funziona, eppure l'edificio continua a essere alimentato da energia. Quindi posso programmare il funzionamento delle macchine a seconda di quando questa energia elettrica sarà disponibile, proprio per il fatto che, come abbiamo già avuto modo di dire, non c'è e non deve esserci, non solo non c'è sincronismo tra
la produzione dell'energia e il suo consumo, ma addirittura questo disaccoppiamento può avvenire all'interno delle nostre abitazioni. Cosa ci riserva il futuro? Ho messo queste due immagini, la prima è quella del futuro immaginato, la seconda, questo è il film Ritorno al futuro, come potete riconoscere. Il futuro l'avevamo immaginato così, l'avevamo immaginato con gli abiti che si aggiustavano, si asciugavano, le scarpe che si allacciavano da sole e lo skateboard a levitazione magnetica. Quello che abbiamo invece oggi, abbiamo i monopattini, quindi la levitazione magnetica sullo skateboard non c'è ancora, ma abbiamo i telefoni, che è quello che non avevamo immaginato quando ragionavamo e pensando al futuro di Ritorno al futuro. Quindi questo significa essenzialmente che alcune cose le avevamo previste, quindi un trasporto più agevole l'avevamo previsto, non siamo arrivati all'obiettivo che avevamo sognato con il film, però abbiamo avuto per le mani, negli ultimi anni, enormi mezzi di comunicazione. Ed è proprio nella comunicazione, nell'intelligenza artificiale, che starà il futuro delle reti energetiche, delle comunità energetiche. Ogni generazione, naturalmente, ha avuto il proprio futuro, ha immaginato il proprio futuro. Questo è un concetto molto bello che viene ripreso in un libro che è stato pubblicato l'anno scorso, che tra l'altro mi è stato consigliato dal nostro rettore, Il futuro, storia di un'idea. Che analizza attraverso la letteratura e la scienza tutti quelli che sono state le prospettive del futuro che ogni generazione ha avuto, se si sono realizzate o se non si siano realizzate. E c'è un'altra frase del Giorgio Parisi che io cito ormai da 4 anni, fin da quando l'ho sentita per la prima volta, quindi in tempi non sospetti, ben prima del Nobel, che dice che per quanti sforzi noi facciamo per prevederlo, il futuro saprà sorprenderci. E saprà sorprenderci, sì, provate a pensare alla pandemia o purtroppo agli eventi tragici delle ultime ore. Potevamo prevederlo? L'avevamo previsto. La pandemia no, gli eventi tragici nemmeno, forse non ci speravamo tutti in qualche altra diversa soluzione. Nei confronti del futuro, anche dell'energia, come ci possiamo porre? Beh, da ingegneri, io parlo da ingegnere, l'importante è che ciascuno di noi si impegni per creare il miglior futuro possibile, anziché speculare sulla probabilità di accadimento di uno scenario o di un altro. Questo è il messaggio molto importante che voglio a questo punto lasciarvi. E lasciarvi con questo messaggio declinato nei termini dell'energia, che sarà quello che ci mostrerà tra poco il professore Cotana. Io vi ringrazio per l'attenzione e ho concluso la mia presentazione. Buonasera. Buonasera. Non so se devo iniziare oppure... Sì, inizio puoi subito. Iniziare. Allora, buonasera a tutti. No, pensavo che non avessi finito. Filippo, ringrazio Filippo Pusato che ci dà questa opportunità di stare insieme questa sera. E il mio intervento riguarda il vettore energetico che si presuppone sia quello che ci accompagnerà nei prossimi anni fino al 2050 in questa grande, grande rivoluzione che è la decarbonizzazione dell'economia. Mi aiuterò con delle diapositive che cerco e spero di poter condividere e spero di poter riuscire a mostrarvi. Per fare il... Sulla barra in basso c'è scritto condividi, share. Sto facendo condividi e poi diciamo che ecco questo è il mio file, non so se... non so come funziona... Vabbè, bisogna caricarlo? Puoi caricarlo oppure condividere lo schermo direttamente. Ah, ecco, io ormai l'ho caricato, diciamo così, che vedo che sta caricando e quindi abbiate pazienza un attimo perché questa piattaforma la uso un po' di meno rispetto alle altre più. Quindi potrei anche dirci condividere lo schermo, che è più rapido? Condividi lo schermo, vediamo un po', condivisione dello schermo funziona meglio su un buon computer, dice, vabbè.
condividiamo lo schermo e se condivido lo schermo devo andare a condividere la presentazione. Sì. E quindi, non so, vedete la presentazione? Sì. Oh, sì, sì. Benissimo. Benissimo, allora intanto una brevissima introduzione, non so se il professor Busatto ha detto già qualcosa, ma insomma io mi occupo diciamo di energia da molti anni e ho un ruolo anche a Bruxelles nel piano strategico delle tecnologie energetiche europee perché coordino il working group 8 che sarebbe quello che si occupa dei combustibili o biocarburanti rinnovabili, carburanti rinnovabili per il trasporto sostenibile, quindi includiamo anche l'idrogeno in questa definizione e naturalmente della bioenergia. Quindi il mio intervento, a parte una breve presentazione di chi siamo, riguarderà appunto l'idrogeno sostenibile come vettore energetico per la decarbonizzazione dell'economia al 2050. Prima di entrare nel merito dell'argomento, permettetemi appunto di esporre un attimo chi siamo e in che scenario ci stiamo muovendo, anche se quello che ho sentito dal professor Busatto un po' ha dato una immagine dell'attuale situazione. Come vedete, noi ci troviamo a Perugia in questo edificio in mattoncini più chiaro, che è il centro di ricerca sulle biomasse e il CIRIAF, che sono i centri dell'Ateneo di Perugia nei quali noi operiamo e nei quali abbiamo i nostri laboratori con il dottorato di ricerca in energia e sviluppo sostenibile. Naturalmente le nostre collaborazioni, essendo un centro interuniversitario, il CIRIAF, abbracciano anche altri Atenei e quindi un po' in tutta Italia. Questi, giusto per far vedere alcuni laboratori che abbiamo attivato già da una decina di anni, sono il laboratorio dei biocarburanti e dei biochemicals che si occupa appunto dell'individuazione dei nuovi fuel sostenibili per la transizione energetica derivati prevalentemente dalle biomasse, ma anche dei materiali innovativi che vanno a sostituire i derivati del petrolio, la plastica, quindi con la bioplastica, lavoriamo in filiera con Novamont e con i progetti relativi al cluster chimica verde e disponiamo di attrezzature come la Steam Explosion per destrutturare la biomassa e idrolizzatori enzimatici per trasformare la cellulosa in zuccheri e poi altre attrezzature. Nell'ambito della nostra regione dell'Umbria abbiamo poi altre sedi operative come l'impianto di Santa Pollinare dove è a 20 km a sud di Perugia in una rocca benedettina abbiamo realizzato un sistema per la produzione di olio vegetale da colture aride come cardo e cartamo con tutta la filiera di stoccaggio dei semi alla spremitura, l'utilizzazione del palmi oppure altri impianti che abbiamo realizzato presso aziende grazie a contributi anche del Ministero delle Politiche Agricole. A Terni, in particolare, abbiamo un secondo laboratorio che si occupa proprio di idrogeno e cella combustibile. Tra le applicazioni, sentivo prima il professor Busatto che parlava di pompe di calore, ne abbiamo fatta già una pompa di calore a Sant'Andrea delle Fratte in alto a destra, con geotermia a bassa entalpia e accumulo alimentata da fotovoltaico. In questo caso riusciamo a fare caldo e freddo anche d'inverno, il caldo e smaltire bene con grandi efficienze, ma semplicemente con l'alimentazione fotovoltaica grazie all'accumulo termico che ci permette poi di sopperire ai picchi delle utenze. Qui vedete qualche immagine della Rocca Benedettina, dove è presente questo edificio a destra che è il primo edificio al mondo certificato GBC Historic Building, LEED Historic Building, quindi il protocollo che è stato elaborato per gli edifici storici, protocollo energetico ambientale, è stato per la prima volta al mondo applicato a questo edificio che ha permesso appunto di far sì che l'edificio è dotato di una ventilazione meccanica, di un isolante
trattamento termico molto elevato con diciamo scarti di sughero di 12 centimetri, consuma pochissimo, impianto a pavimento, recupero delle acque piovane, riutilizzo di tutti i materiali che sono stati diciamo recuperati dalla demolizione e così via. Questi sono praticamente i nostri uffici e ci abbiamo anche dei laboratori, come vedete qui, che ci permettono di utilizzare questo nuovo edificio per le nostre applicazioni. Ma veniamo appunto all'idrogeno e in primis allo scenario che in questo momento stiamo vivendo. Il 2020 è stato l'anno dell'idrogeno, diciamo così, ecco. Dovete immaginare che l'Europa in particolare ha preso atto che ormai diciamo non è più rinviabile, procrastinabile la transizione energetica e quindi bisogna decisamente passare alle energie rinnovabili. Di conseguenza il vettore energetico che dovrà essere utilizzato è l'idrogeno. Per molto tempo l'idrogeno è stato relegato nei laboratori come attività sperimentali. Io stesso ho coordinato il progetto Idrogeno Fuel Cell dal 2005 fino al 2015 per 10 anni col Politecnico di Torino e altre università, grossi finanziamenti che ci hanno da un lato effettivamente permesso di fare ricerca, sperimentazione, devo dire anche un paio di brevetti come vedremo, e dall'altro di essere pronti al momento più importante che è arrivato proprio con queste strategie che sono state decise dalla Germania con i budget importanti, strategie nazionali ed europee, e la più importante appunto quella dell'Unione Europea, la strategia che prevede prevalentemente la produzione di idrogeno da elettrolizzatori, prevedendo addirittura al 2030 un quantitativo elevato di elettrolizzatori 40 più 40 gigawatt, 40 interni all'Unione Europea, 40 esterni, e con investimenti che arrivano al 2050 fino a 470 miliardi di euro. Poi parallelamente, più o meno sempre a luglio del 2020, vedete che 11 grandi gestori della distribuzione del gas si sono resi conto che le loro reti di distribuzione del gas dovevano essere aggiornate per poter consentire il trasporto e la distribuzione della molecola dell'idrogeno, che non è facile da gestire perché, essendo estremamente piccola, infragilisce, diciamo così, l'acciaio, e non tutte le condotte a loro disposizione possono essere tamblè riconvertite. Non ultimo il problema dei leakage, cioè delle perdite, perché essendo diciamo le valvole e quant'altro progettate per il metano non sono adatte per l'idrogeno. Quindi, come vedete, devono convertire il 75% della rete e farne un 25% completamente nuovo, con una spesa stimata intorno, qui dentro c'è anche la SNAM, di 64 miliardi. La Francia ha fatto la sua strategia, il Portogallo la sua, e l'Italia ne ha fatte addirittura due, perché anche grazie al nostro gruppo che ha sollecitato l'allora ministro Manfredi, si decise di elaborare la SIRI, la strategia italiana della ricerca sull'idrogeno, cui è seguita la strategia italiana dell'idrogeno del Ministero dello Sviluppo Economico, che ha individuato al 2030 una spesa di 10 miliardi. Gli obiettivi della transizione ecologica li avete visti, seguiti l'anno ottobre, novembre, con due eventi molto importanti internazionali. Il G20, che è la conferenza dei 20 paesi sviluppati del mondo con l'80% del PIL globale, e la COP26, dove in realtà partecipano tutti e 194 paesi delle Nazioni Unite sul clima. Ecco, questi due eventi a distanza di poco tempo hanno messo in evidenza come le tre P, People, Planet e Prosperity, siano gli aspetti su cui va concentrata tutta l'attenzione della transizione ecologica, perché al centro di tutto c'è la società, la gente, le persone, che stanno tra l'altro crescendo come popolazione mondiale al ritmo dell'1%, 1,2%,
siamo arrivati a 7 miliardi e 850 milioni di persone e queste, diciamo, la metà di queste fa parte del G20 e la, diciamo, dei 7 miliardi e 800 l'altra metà fa parte di tutto, ma che non dispone delle risorse o degli standard di vita delle, della prima metà, cioè di quelli dei paesi del G20 più sviluppati. Quindi il problema è soddisfare le esigenze e le aspettative di questa gente, tutta quanta, però tenendo presente che abbiamo un solo pianeta e un solo pianeta vuol dire una risorsa finita anche in termini di emissione di CO2, perché noi, paesi sviluppati del G20, abbiamo, per realizzare i nostri standard di vita, abbiamo occupato uno spazio che erano le emissioni di CO2. Adesso gli altri paesi che si stanno sviluppando, che vorrebbero sviluppare, dice scusate, ma noi dobbiamo utilizzare ancora anche il carbone piuttosto che anche il gas naturale per poter crescere e poter avere uno standard e un benessere abbastanza adeguato come lo avete avuto voi. Quindi il problema è che adesso l'umanità che emette, diciamo, che consuma 14 miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio con un'emissione di 37 miliardi di CO2, ecco, dovrà fare i conti con queste esigenze. Cioè i paesi più sviluppati devono diminuire le emissioni drasticamente, però non possono impedire a quelli più poveri di potersi sviluppare. Ecco quindi il terzo aspetto, cioè il PIL mondiale, il PIL mondiale che sta crescendo proprio perché paesi più poveri si stanno affacciando al banchetto dell'energia, dell'economia, ma utilizzano prevalentemente combustibili fossili. Quindi il problema nasce tutto dalla variazione della temperatura che accompagna i cicli del nostro pianeta. Già 300.000 anni fa, quando più o meno è comparso l'uomo sulla Terra, la temperatura non era proprio come adesso. Se vedete zero la temperatura adesso, era almeno 4 gradi maggiore dell'attuale. Ma cos'è successo? È successo che poi è diminuita ed è scesa proprio per circostanze naturali fino a diminuire di ben 8 gradi. Questo però è avvenuto in un lasso di tempo di 100.000 anni. Se andiamo all'ultima parte di questo grafico, quello che sta succedendo è che in 200 anni noi stiamo facendo una variazione della temperatura così enorme, quindi non c'è tempo per l'adattamento, per diciamo, trasformare anche il nostro standard di vita. Soprattutto non c'è più poche persone come qualche decina di milioni di persone sulla Terra, siamo 7 miliardi e 800 milioni. Il problema è l'accoppiamento tra il GDP, cioè il PIL mondiale, e la domanda di energia e le emissioni di CO2. Finché non riusciremo a disaccoppiare la crescita economica, quindi il benessere, rispetto al consumo di energia, ma soprattutto rispetto all'emissione di CO2, avremo questo problema del cambiamento climatico, dell'incremento della temperatura media del pianeta, perché l'effetto serra prodotto da questa ingente quantità di CO2 fa sì che la Terra si raffreddi sempre di meno e che la temperatura aumenti, con tutti i problemi che ne nascono, eventi estremi come uragani, come bombe d'acqua, evaporazione maggiore dell'acqua e così via. E quindi incremento della temperatura, scioglimento delle calotte polari e così via. Quindi questi 37 miliardi di tonnellate che oggi emettiamo, chi le emette? La Cina fa il suo dovere con più di 10 miliardi, gli Stati Uniti sono a 5 e poi l'Europa e l'India più o meno attestati sui 3 miliardi. Ecco, questi diciamo quattro paesi emettono più della metà di tutta l'emissione, poi ci sono tutti gli altri stati del mondo. Ma cosa ci chiede l'Europa con il pacchetto che è stato approvato proprio a fine del 2021, che si chiama Fit for 55? Ci chiede di ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica più di quanto non era previsto due o tre anni prima con il piano nazionale dell'ambiente, del clima, dell'energia e del clima.
Il PNIEC prevedeva che al 2030 dovessimo ridurre l'anidride carbonica del 37% rispetto al 1990, insomma, prima di quella data, da quella data, e invece adesso dobbiamo ridurlo del 55%, in realtà è il 51% per l'Italia. Quindi una pendenza, se vedete, siamo qui, una pendenza di riduzione estremamente elevata. E poi dal 2030 al 2050 dovremmo andare a praticamente zero emissioni. Ecco, questa è una sfida epocale, perché questo cosa comporta? Scusate se faccio vedere questo grafico molto complicato, ma vi prego di vedere solo i colori, qualche colore, perché spesso non ci si rende conto che, quando anche parlano tanti esperti, si parla di energia senza distinzione, senza precisare se parliamo di energia termica o di energia elettrica o di tutta l'energia. Il nostro paese, l'Italia, nel 2019 ha avuto bisogno di 169 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio e di energia primaria. Una parte di questa energia è stata convertita in elettricità, una parte in calore e una parte in trasporti, e per fare queste conversioni abbiamo i rendimenti, quindi gli utenti finali, che sono gli automobilisti, i camionisti, coloro che vivono negli usi civili, si riscaldano, insomma alla fine abbiamo consumato con un rendimento eccetera certamente minore di 1, 126 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Ma quanta energia elettrica di questi 126 milioni è energia elettrica? Beh, più o meno il 22-25%. Ecco, quindi quando si dice che l'energia elettrica ormai più della metà è prodotta da fonti rinnovabili, va benissimo, basta che ci si mette elettrica, perché se dice l'energia è prodotta al 50% da fonti rinnovabili è sbagliato il messaggio. Quindi attenzione, l'energia elettrica è il colore blu, e vedete che è una piccola quantità rispetto al totale fatto invece dal riscaldamento degli usi civili, il 40% insieme all'energia elettrica, fatto dai trasporti, che coprono il 30% dei consumi, fatto dall'industria, che è il 27% dei consumi, il 3% è l'agricoltura. Quindi è solo per dire questo: il 74% praticamente la importiamo, il 20% la produciamo con le energie rinnovabili e il 5% la importiamo come energia elettrica del totale. Cosa bisogna fare al 2050 in 28 anni per ottenere quel risultato della decarbonizzazione completa? Prima cosa, fondamentale, incrementare l'efficienza energetica, e si può fare, del 30%. Questo è già stato detto: coibentazione, cappottatura, 110%, sono tutti interventi che intervengono sulla riduzione dei consumi nel settore che abbiamo visto prima, che consuma il 40%, cioè l'edilizia. Pensate che appunto un edificio fatto negli anni 70 consuma anche 170 kWh l'anno a metro quadro, e un edificio in classe A ne consuma 30. Quindi capite che da 170 a 30 c'è un'enormità, non è poche percentuali, ma riduciamo di un fattore enorme, diciamo, gli sprechi dell'energia. I nostri edifici sono dei colabrodi in pratica. E si può anche fare qualcosa, anzi abbastanza, nel settore industriale. Pensate solo agli inverter, che permettono adesso di adeguare la portata delle pompe, dei ventilatori, alle effettive esigenze della circolazione del fluido. È inutile far circolare tanta aria se non serve, e in un ambiente non ci sono una sala riunioni, c'è poca gente. Si può far girare il ventilatore a regime ridotto, si può far circolare l'acqua a regime più basso. Insomma, questi sono alcuni esempi di come si possa fare tanta efficienza energetica, riducendo quelli che erano prima, abbiamo visto, i 125-126 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio a 90 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Questo significa una riduzione del 30% dei consumi senza ridurre le prestazioni, perché togliamo solo gli sprechi. Anche questo è un piano ambiziosissimo. Il punto B è invece produrre
di più da fonti energetiche rinnovabili, utilizzando tutte le possibili fonti e sostituendo quelle che sono le attuali fonti fossili. Ma per fare questo dobbiamo mettere in conto di fare molto eolico, e l'offshore ci aiuterà, magari adesso ci sono delle piattaforme anche galleggianti che possono essere messe a mare a una certa distanza senza deturpare il profilo delle colline. L'idroelettrico purtroppo non c'è molto, il fotovoltaico è la grande scommessa, la grande sfida, perché si può fare molto su tutta la superficie antropizzata. Pensate che tutta la superficie antropizzata del nostro territorio italiano, che è circa 30 milioni di ettari, potrebbe essere di 2 milioni di ettari quella antropizzata. A noi in realtà ne bastano, si fa per dire, 170.000 ettari per poter fare questo 35%, ma che equivale a una potenza enorme, 280 gigawatt, praticamente 8, 9, 10 gigawatt all'anno, se sono 28 gli anni. Le biomasse è un altro settore importante per una straordinaria circostanza. Sono le uniche fonti rinnovabili e programmabili, perché loro hanno accumulato l'energia dal sole, i legami chimici, e possono essere la legna da ardere, il pellet, il cippato, le bricchette, disponibili quando abbiamo bisogno, anche quando non c'è il sole, anche quando non c'è il vento, e quindi coprono quel spazio di non programmabilità delle altre fonti, e vedremo anche, possono essere adatte per la produzione dell'idrogeno. La geotermia a bassa entalpia, poi insieme alle pompe di calore, eccetera, sono molto importanti. Veniamo all'idrogeno, perché è quello che ci interessa di più. Si stima che l'idrogeno come vettore energetico dovrà coprire almeno il 18% dell'energia. Naturalmente i rifiuti l'1,5%, ma insomma non è un granché, ecco. Quindi bisogna avere contezza di quante quantità disponibili. Quindi 16 milioni di tonnellate equivalenti di idrogeno è una quantità enorme, 5,4 milioni di tonnellate di idrogeno sono una quantità enorme che va prodotta con idrogeno valle, e vediamo all'idrogeno come può essere prodotto. L'idrogeno può essere prodotto da tre sorgenti principali di energia: le RES, le Renewable Energy Source, le energie rinnovabili, dalla radiazione solare, dal fotovoltaico, dal biometano, dalle biomasse lignocellulosiche, e ovviamente dall'idroelettrico e da tutto il resto, dall'energia nucleare, che però mi pare che per adesso l'abbiamo accantonata in attesa che sia o che individuiamo il deposito nazionale delle scorie, oppure aspettiamo quella della fusione, e poi dai combustibili fossili, che però purtroppo non possiamo più utilizzare, o perlomeno dobbiamo farne a meno. In questa transizione dobbiamo subito eliminare il carbone, dobbiamo diciamo utilizzare il metano se ce l'avremo, e questo è già un grande problema di oggi. E come si fa l'idrogeno? L'idrogeno oggi il 97% viene fuori proprio dal metano, dal gas naturale, attraverso la steam reforming, cioè vapore acqueo che si combina con il metano e produce purtroppo una molecola di anidride carbonica, ma quattro molecole di idrogeno. Quella molecola di anidride carbonica è purtroppo va immessa in atmosfera, a meno che non si riesca a catturarla, a stoccarla. E questa è la grande sfida di oggi. Questo prezzo che viene fuori è legato molto al prezzo della CO2. Questa molecola di CO2, pensate che oggi i prezzi sono arrivati a sfiorare i 95, anche di più, euro a tonnellata, cosa impensabile 5-6 anni fa, quando si parlava di 2-3 euro a tonnellata dell'anidride carbonica. La carbon tax la pesiamo anche sulle bollette, la pesiamo sui carburanti, eccetera, eccetera. Come si può produrre dalle biomasse? Beh, dalle biomasse c'è la steam gasification, che vedremo, è un'interessante tecnologia. Anche qui la gassificazione per ottenere una miscela di gas, e con il vapore ancora una volta si può ottenere dell'idrogeno a costi relativamente contenuti. E poi con l'energia rinnovabile, ovviamente l'abbiamo già detto, l'elettrolisi, lasciamo stare il nucleare per il momento. Ecco, diciamo che in giro sentirete parlare di vari colori dell'idrogeno, in generale oggi si parla di idrogeno sostenibile.
come che include ovviamente l'idrogeno verde, no? L'idrogeno da fonti rinnovabili, ma si parla anche di idrogeno circolare, cioè quello ottenuto da rifiuti. Purtroppo qui non è verde perché c'è la plastica e il combustibile solido secondario CSS, e quindi è derivato un po' dai rifiuti, quindi c'è emissione di CO2. L'idrogeno blu sarebbe quello ottenuto dal gas naturale, dal metano, diciamo con cattura della CO2. L'idrogeno grigio è quello attuale che si fa da metano fossile senza cattura di CO2, l'idrogeno marrone da carbone, ormai questo non si fa più, e l'idrogeno rosa dal nucleare, che però per adesso non è stato preso in considerazione. Oltre alla produzione abbiamo altri problemi dell'idrogeno, cioè il trasporto e lo stoccaggio e la distribuzione. Come si trasporta l'idrogeno, come si immagazzina, come si distribuisce? Ecco, allora, per il trasporto alcuni, come vi dicevo prima, hanno ipotizzato di utilizzare gasdotti, ma devono essere adeguati sia come valvolame, sia come tenuta e come anche materiali con cui sono fatte le tubazioni. Qualcuno potrebbe dire, beh, perché non lo facciamo liquido come avviene per il gas naturale? Sapete che il GNL, il gas naturale liquido, viene liquefatto. Il problema è che il gas naturale liquido, cioè il metano, liquefa a meno 163 gradi centigradi, c'è un piccolo problema: l'idrogeno diventa liquido a meno 253 gradi centigradi. Siamo solo a 20 gradi Kelvin, siamo a temperature bassissime per le quali ci vuole una grossa energia e per la quale, insomma, non è così banale realizzare l'idrogeno liquido. Ci sono altre tecniche che sono state studiate, che sono quasi disponibili, come lo stoccaggio attraverso i gas idrati. Noi ne abbiamo fatta una sperimentazione attraverso vettori liquidi, per esempio l'ammoniaca NH3 ha un atomo di azoto e tre atomi di idrogeno. L'ammoniaca è tossica, però diventa liquida e può essere un vettore per trasportarlo. Ci vuole tanta energia anche per fare ammoniaca. Oppure ci sono idruri metallici che immagazzinano, però hanno un peso elevato e hanno problemi appunto di essere, diciamo, adatti solo per lo stoccaggio a terra e non nel trasporto dei veicoli. E diciamo che la soluzione ad oggi scelta, almeno quella più commerciale, è quella delle bombole attraverso l'idrogeno compresso, che arriva fino a 750 atmosfere, 750 bar. Tenendo conto che le bombole oggi del metano sono a 200-220, pensate a che pressioni arriviamo con l'idrogeno, 750 bar. Però devo dire che ormai la tecnologia è consolidata, con contenitori in fibra di carbonio, con strain gauge che misurano anche le deformazioni, quindi sicuramente la sicurezza è stata studiata. Ecco quindi, diciamo qui come si produce l'idrogeno dal metano come molecola di metano, con il vapore e con diciamo attraverso il metano si produce una molecola di CO2, l'abbiamo già detto, e quattro molecole di idrogeno. Ma si potrebbe produrre la stessa cosa anche dal biogas, perché il biogas è fatto metà da quindi metano e l'altra metà da anidride carbonica. E siccome questa è fonte rinnovabile, il biogas, allora qui potremmo avere un idrogeno verde se si utilizza però il biogas, il biometano. Ecco, quindi la stessa reazione di prima. Ovviamente si può pensare di utilizzare il fotovoltaico e l'elettrolisi per produrre l'idrogeno, e magari utilizzare l'idrogeno per combinarlo con l'anidride carbonica contenuta nel biogas, l'abbiamo detto al 50%, vedete, il 50% è metano, il 50%. Se faccio questa combinazione con una reazione che si chiama Sabatier, si ottiene altro metano. Quindi io potrei ottenere un ibrido, un impianto ibrido che produce metano al 100% grazie al fatto che una parte di idrogeno lo produco con il fotovoltaico e l'elettrolisi. Quindi io potrei avere il biometano, e sapete che i trattori a biometano sono già disponibili, per esempio per l'agricoltura. Quindi
questa soluzione potrebbe essere particolarmente adatta nel settore agricolo. Il passaggio attraverso l'idrogeno potrebbe rappresentare la novità. Noi abbiamo a Terni questo elettrolizzatore e qui l'elettrolisi dell'acqua produce idrogeno. Ma vediamo il bilancio energetico. Quanta energia serve per produrre un chilogrammo di idrogeno? Beh, ne serve circa 57 kilowattora. Può essere un po' meno se diciamo l'elettrolizzatore è più efficiente, ma sostanzialmente siamo lì. E quanta acqua serve per produrre un chilo di idrogeno? 9 litri di acqua, diciamo distillata o comunque priva di altre sostanze. Quindi vedete, 57 kilowattora, 9 litri d'acqua, un chilo di idrogeno. Ma che ci faccio con un chilo di idrogeno? A che cosa equivale in termini di distanza percorsa? Beh, se una macchina, e lo vedremo, ci sono già, è diciamo così alimentata con idrogeno e c'ha a bordo una cella a combustibile, una fuel cell, con un chilo di idrogeno può percorrere 100 chilometri, quindi un chilo di idrogeno vale 3 litri e mezzo di benzina, più o meno, insomma 3 litri di gasolio. Ecco quindi che non è uno a uno, quindi c'è questo vantaggio. Ma l'idrogeno si può ottenere, come dicevo prima, anche dal legno. E qui vediamo che la steam gasification, 12 kg di legno, producono praticamente un chilo di idrogeno. Naturalmente, se uno ha il legno a disposizione, conviene questa strada, piuttosto che bruciare il legno, gasificarlo, metterlo in un motore, generare energia elettrica e poi l'energia elettrica utilizzarla per fare l'elettrolisi, perché otterrei soltanto il 20% dell'idrogeno che invece posso ottenere direttamente. Quindi il vantaggio di questa poi gassificazione è quella di ottenere un biochar. Che cos'è? È praticamente un residuo carbonioso che può essere utilizzato per tenere il carbonio, una parte del carbonio che gli alberi hanno assimilato dall'atmosfera, per metterlo nel terreno. Allora, questa tecnologia ha due vantaggi. Prima, di produrre idrogeno a basso costo, addirittura vedremo che si, diciamo, può essere anche inferiore a 3 euro al chilo, e poi di assorbire una parte dell'anidride carbonica, non riemetterla tutta, ma in parte utilizzarla come fertilizzante nel settore dell'agricoltura. Ecco, qui vediamo la piattaforma dei distributori in Italia. In realtà ce n'è solo uno funzionante. Se voi siete un cittadino qualunque, potete andare solo a Bolzano a fare il riempimento della vostra macchina a idrogeno, e costa 12 euro il chilo, quindi un valore troppo elevato per essere confrontabile con gli altri. Ci sono altri distributori che sono o a uso interno privato di flotte di pubblico trasporto, oppure disattivati. Che ci facciamo con l'idrogeno? Ecco, l'idrogeno è utilizzato in una batteria, in una cella elettrochimica, e non viene bruciato l'idrogeno. L'idrogeno partecipa ad una reazione chimica come se fosse una batteria, vedete qui a fianco, che si chiama cella combustibile, in inglese fuel cell, che permette di produrre elettricità senza bruciare l'idrogeno, però facendo venire la reazione tra l'idrogeno e l'ossigeno, e vedete qui ci sono dei tubi di ingresso ed uscita, praticamente da uno di questi entra l'idrogeno, da un altro entra l'aria e dagli altri due esce il vapore acqueo. Questo è l'unico risultato dell'elettro. Quindi è una batteria che non si consuma mai come elettricità, non si esaurisce, perché è l'idrogeno che rifornisce l'energia, e questa fuel cell o cella combustibile può arrivare a 100-150 kW di potenza, sostituendo tranquillamente il motore attuale a combustione interna. Qui abbiamo due autovetture, la Toyota Mirai di potenza 154 cavalli che può percorrere 500 km con 5 kg, vedete, ogni chilo 100 km circa, di idrogeno stoccato nelle bombole 700 bar. 4 minuti il tempo di rifornimento. Questo è un altro aspetto importante, perché quando si parla di fare 500 km con una Tesla che però ha bisogno di diverse ore, se non decine di ore, se dipende dalla colonnina,
per ricaricarsi, e beh, qui la differenza è evidente, 66.000 euro il prezzo. La Hyundai Nexo altrettanto, addirittura fa 640 km con 6,3 kg di idrogeno e costa 72.000 euro, ma si stanno facendo anche a idrogeno, i trattori a idrogeno, New Holland ed altri, e noi nel nostro piccolo dal 2006, 2008 e negli anni passati abbiamo realizzato sistemi, questo è per lo stoccaggio con clatrati idrati, cioè praticamente del ghiaccio che riesce a immagazzinare la molecola dell'idrogeno in via solida, e quindi 4-5 molecole di acqua creano una piccola bombola dove diciamo costringono a stare una molecola di idrogeno, un metodo per trasportare l'idrogeno attraverso il ghiaccio. E invece abbiamo a Terni un sistema di produzione delle celle a combustibile con questa apparecchiatura che è un laminatoio per la produzione di anodi, catodi e matrici. Ecco qui vedete i componenti di una cella a combustibile, che poi è una specie di pila, una pila di volta, come vedete qui ci sono i fili elettrici che escono e la tensione è data dal numero delle celle. E qui vedete assemblata una cella da 1 kW, da 5 kW, arriviamo fino a 40 kW, che come vedete con i tubi di ingresso e uscita fa entrare l'aria e l'idrogeno e fa uscire il vapore acqueo. Quindi questi sono alcuni brevetti che abbiamo realizzato per questo dispositivo. L'altro studio che abbiamo messo a punto è quello di produrre idrogeno direttamente dalla luce solare, però siccome i fotoni della luce non riescono a spaccare la molecola d'acqua, li aiutiamo con gli ultrasuoni e quindi è una fotolisi ultrasonorica catalizzata con dei catalizzatori. Da ultimo volevo citare il fatto che la legna e le foreste aumentano in Europa e in Italia dell'1% l'anno, e quindi la deforestazione c'è, ma riguarda soprattutto l'Amazzonia, il Brasile ed altre parti, e questo che è una nostra riserva della foresta, del bosco, che deve avere il compito di assorbire la CO2, di creare ecosistemi e biodiversità, di creare turismo nei sentieri, eccetera, nonché prodotti del sottobosco, asparagi, tartufo, lamponi, more, eccetera, eccetera, può essere coltivata, deve essere coltivata per produrre legno da opera, per imballaggi, per legna da ardere, ma anche per produrre idrogeno, idrogeno a basso costo. E qui concludo praticamente con un impianto, questo Elenea, che non è proprio così, ma il flusso che abbiamo immaginato è diciamo con 12.000 tonnellate all'anno di cippato di legna, potrebbe produrre circa 1.000 tonnellate all'anno di idrogeno. In Germania, questo è già realtà, questo impianto è molto più grande, diciamo, ma il prezzo che qui viene ottenuto, come vedete sulla parte destra, l'ipotesi di 50 megawatt di impianto è l'idrogeno venduto a 2,70 euro il chilo. Questo è naturalmente l'obiettivo finale di questi tipi di impianti. Purtroppo con 57 kWh l'anno l'energia elettrica è abbastanza costosa, e lì il problema di abbassare i costi non è facile con gli elettrolizzatori. Il nostro dottorato studia tutte queste cose, io avrei finito e vi ringrazio. Professore Cotana, per il tuo interessantissimo intervento di ampio spettro sul tema dell'energetica, ma soprattutto di grande approfondimento per quello che sono gli aspetti dell'idrogeno, che spesso non si conoscono, perché come diceva giustamente il professore Cotana, si sente spesso parlare di economia dell'idrogeno, ma poi quelli che sono le filiere in realtà che vanno a costruire un percorso energetico dell'idrogeno non sono sempre ben chiare e ben identificate. Si parla di idrogeno con un po' troppa generalità, un po' come si parla di energia del resto. Bene. Se ci sono delle domande che arrivano dal pubblico, possiamo rispondere. Ancora qualche minuto. Non so se mi sono tenuto nei tempi, ma insomma ho accelerato un po', quindi... Oh.
realizzato in tutti questi incontri, quindi per me va bene, dico, come tempi non c'è nessun problema, secondo me. Volevo vedere se c'è qualche domanda che arriva dal pubblico. Se non ci sono domande, vuol dire che... Siamo stati chiari e esaurienti? Boh, speriamo. Chiedono se è possibile condividere il materiale oggetto dell'incontro. Sì, mi sembra che di avertelo già mandato, Filippo, no? Ieri, per email. No, ma se comunque le possiamo inviare alla segreteria di Mercatorum e queste le possiamo... Sì, non ho niente in contrario. Ci sono alcune foto che non sono mie, ma insomma sono state prese da internet. Naturalmente per uso interno va benissimo, insomma... Alcune sono nostre, cioè quegli impianti che avete visto sono proprio nostri. Grazie. Bene. Va bene, quindi se non ci sono altre domande, io ringrazio il professore Cotana per l'intervento, per il bellissimo intervento, e invieremo, va bene, le slide a quanti le richiederanno. Grazie mille ancora a tutti e buon pomeriggio. Arrivederci. Grazie, professore. Arrivederci.